Allora, buonasera Enrico Lucci. Mettiamoci una sedia, Enrico Lucci, grazie. Dobbiamo buonasera. Dire che è la seconda volta che comunque... Perché non è che tutti gli uomini politici lo vogliono. Hai visto che calzini si è messo Salvini? Carini. Cosa c'è? No, sono belli, sono belli. A me piacciono i calzini con le righe. No, non so se sono europeisti o meno, però a me piacciono e quindi... Senti un attimo, l'altra dimmi, settimana... Dimmi, siamo al tu proprio. Sì, ma che... Ma Henry! Ci diamo sempre del tu per strada quando te rompo le scale. Dai, L'altro giorno ho visto sta notizia, no? Che hai detto, qua o si riapre tutto oppure sarà un disastro. Allora io ho riflettuto, ma sta cosa già sappiamo tutti quanti. Cioè, non è una grossa novità. La novità è come risolvere l'eventuale disastro. Cioè... Purtroppo questa cosa di riaprire tutto non si può fare. No, riaprire tutto, no. Dove è possibile, Che allora, i sindaci di tutta Italia, guidati da un sindaco del PD, sindaco De Caro di Bari, hanno detto riaprire i ristoranti la sera laddove la situazione è sotto controllo è una buona idea. Il governatore dell'Emilia Romagna del PD ha detto ha ragione Salvini, riaprire i ristoranti laddove la situazione è sotto controllo è un'idea di buon senso. Questo, nessuno pensa a riaprire i locali, andare in 500. Ma se si riapre dove, diciamo, il problema è più contenuto, non si ricrea il problema dopo una settimana, perché abbiamo visto che tutti quanti, appena si riapre, risuccede un casino un'altra volta. Il problema è legato al trasporto pubblico e alla scuola. Io, quando torno a Milano venerdì con Alitalia, mi siedo a 20 centimetri dal tizio di fianco a me e l'aereo è pieno. Perfetto, lì si vede che il virus sull'aereo non attacca. Oggi a pranzo eravamo in due a 5 metri a quello di fianco. Far la stessa cosa a cena non è un capriccio di Salvini. Tu sai che ci sono migliaia di posti di lavoro legati a bar, ristoranti, fornitori, palestre, teatri, piscine. Va bene, niente. Ma ti vedo agitato, cosa c'è che ti preoccupa? No, niente, io sto contento, sono stato a pranzo a Fiumicino. Sei stato a pranzo a Fiumicino? Sei stato una favola. Allora, sei stato a pranzo a Fiumicino, perché non puoi andare anche a cena a Fiumicino? Te l'ha detto già Bianca, quando tu riapri la sera, riesce fuori una marea di gente che non la controlli. Ma scusa, lo vuoi capire questo o no? Io preferisco avere la gente seduta e contata al ristorante che non avere 30 persone chiuse in appartamento. Se riapri la sera c'è un bordello in giro che non lo contieni, capisci? No, la sera la gente si embriaca, si fa i canni, cose, questo e quell'altro. Ma tu non hai grande fiducia negli italiani, fortunatamente. Ma gli italiani non è che escano per strada a farsi le canne, a stroncarsi di alcol. Ma lo sai il casino, lo sanno tutti. No, gli italiani vogliono tornare a vivere, a respirare. Ma questo lo sappiamo tutti. Facciamoglielo fare. Allora, chiudiamoci in casa. No, chiudiamoci bene per un mese, due mesi, e poi ci leviamo dalle scatole questa rottura dei palle.